E bella a tutti ragazzi, io sono Stark e finalmente siamo arrivati al video che probabilmente state aspettando da tantissimo, ma tantissimo tempo, ovvero la demo 2.0, il download ufficiale della demo 2.0 Pokémon Xenoverse la forza di uno. Allora ragazzi, per questa volta abbiamo deciso, prima cosa vorrei veramente scusarmi per questo ritardo, ma purtroppo ragazzi abbiamo avuto così tanti problemi che ci hanno appunto portato a questi leggeri, tra virgolette, ritardi. Che non vi influenzeranno la giocata della demo, ma mi auguro di no. E bando alle ciance, direi subito di capire appunto come possiamo finalmente scaricare la demo 2.0. Ragazzi, questa volta abbiamo deciso appunto di creare qualcosa di fantastico, ovvero il sito ufficiale di Weedle. È un sito che racchiuderà un po' di cose generali, quindi di tutta la roba che abbiamo fatto io e Cricco. E niente, praticamente troveremo appunto notizie non solo di Pokémon Xenoverse, ma anche notizie, per esempio, del canale, come le rubriche, come il gameplay di Zio Cricco, oppure le novità appunto di Pokémon Xenoverse, quindi nuovi Pokémon, le specie X e tantissime altre cose. Poi troveremo appunto il download delle demo, che però vorrei subito precisare che la demo 1.2 a demo 1.0 verrà aggiornato successivamente il download, perché dovremo un attimo curare alcune cose, essendoci concentrati solo su 2.0. Penso che in questi giorni riusciremo anche a caricare i due download, ma non vi allarmate. Vorrei appunto precisare che questo sito è ancora in fase di costruzione, ragazzi, perché è stato fatto da pochissimi giorni, grazie al nostro web designer Edoardo Di Viccaro, che ragazzi è un mostro, ragazzi, ve lo giuro che è qualcosa di spaventoso, è riuscito a crearci tutto questo in veramente poco tempo. Nel caso siete interessati, avete bisogno di una mano per un sito internet, io vi consiglio di contattare questo ragazzo e vi lascio il contatto Facebook in descrizione, ovvero Edoardo Di Viccaro, nel caso avete bisogno di una mano per una creazione di un sito è tutto. Detto questo, io direi di passare. Prima di tutto vorrei farvi un po' vedere alcune cose. Per esempio, qua abbiamo tutti i video che appunto carichiamo sul canale, uno su 40, qua abbiamo fatto veramente parecchi video. Tutti i social, quindi dove potete seguirci, Facebook, Instagram, YouTube. E qua invece abbiamo appunto la pagina Facebook che in questo momento non potete vedere perché non sono loggato con il mio contatto privato. E niente, io direi prima di tutto di passare un attimo a una sezione molto figa, ovvero la sezione Xenoverse. Come vi ho detto, ora il sito è molto povero perché è stato costruito da poco, ma abbiamo già un bel po' di materiale, come per esempio i nuovi Pokémon, ovvero una parte degli starter perché sono ancora in fase di lavorazione, ma penso che, visto che questo video è proprio, ragazzi, registrato il 9 gennaio, anzi il 10 gennaio alle 3 di notte, perché purtroppo abbiamo finito soltanto ora, per farvi capire appunto che ci sono tante complicatezze che ci portano questa demo e tutte le altre cose, ovviamente lo facciamo con grande piacere, ma i tempi sono veramente lunghi e non dormo da tipo, penso, 20 29 ore. E comunque io direi di passare, per esempio, a vedere alcune statistiche dei Pokémon. Se per esempio clicco su Mega Weevil, guardate cosa esce. Tutto. Ovvero tutte le statistiche principali di Mega Weevil. Quindi l'altezza, il peso, il sesso, l'abilità, tutto quello, diciamo, che si vuole, anche la descrizione. E ovviamente abbiamo anche, diciamo, messo alcune, diciamo, statistiche come l'attacco, la difesa, attacco speciale, comunque per farvi capire che noi stiamo anche cercando di dare un lato competitivo a Pokémon Xenoverse. Quindi niente, siamo veramente contenti di tutto questo sito e di come sta venendo, e vedrete veramente tantissime cose che verranno aggiornate giorno dopo giorno. Ma ora direi di passare direttamente, nuovamente, anzi alla pagina principale, e di andare verso il download che tanti e tantissimi desiderate, ovvero la forza di uno. Ragazzi, praticamente per scaricare questa demo è facilissima, basta cliccare qua sopra, vai alla demo 2.0 e ci sarà il download. Ovviamente io per ragioni tempistiche ho già scaricato la demo, quindi andiamo direttamente sul mio desktop e troviamo appunto il file .rar che ci scarica il computer. Allora, praticamente quando, diciamo, avremo il file.rar, esportate il file e si creerà questa cartella Xenoverse Demo 2.0. Cliccateci sopra e troverete diverse cose che tecnicamente non vi interessano. Per esempio, audio, data, fonts, insomma, tutto quello, diciamo, che noi abbiamo messo all'interno della demo.
Importante però, l'unica cosa diciamo che avete diciamo bisogno è questa cartella, ovvero game.exe. Ragazzi, cliccando questa cartella praticamente si avvia direttamente il gioco. Però questo per quanto riguarda coloro che usufruiscono di Windows. In questo caso, visto che io sto registrando da un Mac, vorrei appunto dare la possibilità a molti ragazzi che mi hanno chiesto nel corso di questo anno come si scaricava la demo di Xenoverse sul Mac. Allora, si può, soltanto che c'è un piccolo problema, che diciamo non ci sono dei programmi che è un po' difficile diciamo giocarci per bene. Io ragazzi utilizzo un'applicazione che si chiama Wineskin, ovvero questa qua, che potete trovare semplicemente su Google, ma ciò che vi consiglio più in assoluto è la macchina virtuale, dove praticamente trasforma il Mac in Windows, così praticamente legge questa cartella GameXe, perché tu alla fine per giocare a Xenoverse devi soltanto cliccare qua sopra ed hai fatto. In questo caso per esempio noi vogliamo quindi da un Mac aprire la cartella GameXe, quindi mettiamo choose stub executable, mettiamo la scrivania Xenoverse 1.0 e clicchiamo game.exe. Perfetto, aspettiamo 2 secondi e finalmente ragazzi siamo riusciti ad avviare il gioco. Come ben vedete il gioco non ha una schermata grande, o meglio diciamo che la schermata può essere appunto suddivisa in small, medium e large, però penso che a voi dà un po' fastidio, diciamo, vedere soltanto questa schermata mentre giocate con lo sfondo. Per questo motivo io ho voluto farvi un piccolo regalo. Ho creato praticamente dei layout, in questo caso delle immagini, che potete scaricare qua sotto in descrizione, dove potete appunto decorare il vostro gameplay. Quindi per esempio ora abbiamo praticamente l'opzione screen size, in questo caso medium. Se io per esempio scaricassi una di queste immagini che ho messo in descrizione di medium, potremmo utilizzare il Game Boy di Trishot T. In questo caso per il medium ho usato l'evoluzione degli starter, per le small invece ho utilizzato gli starter normali. Quindi praticamente cosa significa? Come possiamo giocare? Io ho preso questa immagine, la faccio poco più grande così, perfetto, prendo Wineskin e la metto qua ragazzi. Possiamo anche farlo quindi con la dimensione small. Ragazzi, io vi consiglio di giocare a small. Sapete per quale motivo? Certo, lo schermo è piccolino, però riuscite a vedere la qualità dei tiles e delle animazioni dei Pokémon, di com'è realmente. Cioè, quindi proprio nel senso di giocare al DS o al Game Boy Advance. Quindi se per esempio prendo questa qua, che è la versione Pocket di Shulong, lo mettiamo qua dentro e noi praticamente abbiamo il gioco ben fatto. Quindi metto new game e praticamente il gioco parte. Niente ragazzi, quindi anche questo video, questo piccolissimo tutorial è finito, devo dire realmente molto ma molto facile, di come scaricare la demo, visto che comunque molti ce l'avete chiesto. Vorrei soltanto chiedervi una cortesia di supportarci tanto ragazzi, abbiamo veramente lavorato giorno dopo giorno, voi non potete veramente immaginare che lavoro c'è sotto, e l'unica cosa che vi chiediamo è appunto di supportarci e di sopportarci soprattutto, ma condividere, mettere mi piace e soprattutto iscrivetevi ragazzi. Dobbiamo diciamo arrivare a 10.000 iscritti proprio per far capire che questo progetto è importante. Quindi condividete, iscrivetevi, fate di tutto, fatelo per noi e per quello che appunto vi stiamo offrendo, perché alla fine è anche tutto gratuito, quindi noi stiamo spendendo molte ore della vita sociale per questo gioco. E niente, quindi io per questa volta ho finito, vi auguro appunto che potete giocare una bellissima demo. Ovviamente come tutte le demo possibile immaginare che ci siano, troverete degli errori, dei bug, ovviamente ditecelo, scrivetecelo nei messaggi della pagina, qua sotto nei commenti, ovunque voi vogliate, e noi cercheremo appunto di aggiustarli. E una cosa molto importante che vorrei sempre precisare è che come ben vedete ci sono dei test in inglese e test in italiano. Non vi allarmate perché come vi ho detto sempre, questi testi verranno corretti in gioco completo. Ora è praticamente inutile, perché è una grandissima perdita di tempo fare tutto questo,
E niente, quindi ragazzi, buon gioco, divertitevi, la demo dura intorno a un'ora e mezza, 2 ore, cercate di godervela tanto perché poi non ci saranno altre demo molto probabilmente, aspetterete direttamente il gioco completo, quindi mi raccomando, spero ancora e tantissimo che vi piaccia perché è un lavoro di mesi e mesi, da Sarchi è tutto, buon gioco, buon Whittle e alla prossima, bye!